Andiamo avanti con il nostro Enrico Giancarli in collegamento in diretta con noi per il resoconto, Enrico per la redazione social, il resoconto di quanto accaduto questa mattina al centro agroalimentare la Valle della Pescara, Villanova di Cepagatti, una rapina. Andiamo allora a sentire il racconto proprio di Enrico Giancarli. Buongiorno Enrico. Ciao Marina, buongiorno, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Io sono proprio qui al centro alimentare di Cepagatti, proprio di fronte all'uscita del casello dell'autostrada. Vi raccontiamo quella che è stata la testimonianza di un soccorritore della Life che è giunto proprio sul posto dopo la chiamata dei soccorsi. Al momento i carabinieri di Pescara non forniscono ulteriori dettagli. Vi raccontiamo un po' come è andata, perché un gruppo di malviventi questa mattina ha fatto l'assalto qui al centro, alle mie spalle, per portare via un ingente bottino, ma una guardia giurata, diciamo così, ha opposto resistenza. È stata aggredita a calci e pugni, ha perso conoscenza ed sono arrivati i soccorsi con i malviventi che poi sono andati in fuga. La guardia giurata ha raccontato al soccorritore che erano due o tre i malviventi che lo hanno aggredito a calci e pugni. È stato poi trasportato al pronto soccorso di Pescara, dove attualmente sembrerebbe non in condizioni preoccupanti. Stanno indagando i carabinieri di Pescara sull'accaduto, sono arrivati anche i carabinieri di Cepagatti, quindi magari nel corso delle prossime edizioni sapremo essere più precisi quando anche appunto i carabinieri forniranno ulteriori dettagli. Quello che vi possiamo dire è che la guardia giurata che ha cercato di sventare il colpo è stata aggredita dai malviventi, ha raccontato ai soccorritori che erano due o tre che lo hanno colpito con calci e pugni ed è andato in uno stato di semi-incoscienza. Questo che vedete alle mie spalle, Marina, vi faccio vedere anche meglio, è proprio il centro agroalimentare qui all'uscita del casello A25 di Villanova. Se non ci sono domande, al momento ti restituisco la linea, magari questa sera sapremo essere più precisi nel corso della prossima edizione. Perfetto, Enrico, grazie.